Smacco al Regno Unito, storico primo alleato degli USA. Capriccio o mossa strategica, la decisione del presidente Donald Trump non piacerà a molti. Visita annullata il mese prossimo a Londra per inaugurare la nuova ambasciata. Cattivo affare, ha scritto su Twitter, volevano che tagliassi il nastro? No. La critica è contro il predecessore Barack Obama, che avrebbe venduto l'attuale sede diplomatica ad un prezzo considerato insufficiente e per costruirne una da 1 miliardo e 200 milioni di euro. Secondo il The Guardian, invece, Trump ha annullato la visita per timore di proteste di massa. E proteste piovono da diverse parti del mondo dopo i gravi insulti riportati dal Washington Post, secondo due fonti anonime e pronunciate nello studio Vale dal presidente USA contro gli immigrati e alcuni dei loro paesi di provenienza, mentre alcuni membri del Congresso stavano per suggerire il ripristino delle protezioni temporanee. Lunedì scorso, infatti, Trump aveva revocato il programma di cui beneficiano attualmente 195.000 cittadini salvadoregni, accordato loro dopo il terremoto del 2001. Per restare negli USA, entro il 9 settembre prossimo, dovranno regolarizzare la propria posizione, altrimenti dovranno lasciare il paese. Analoga protezione temporanea riguarda immigrati provenienti da Haiti, Nicaragua e Sudan. La Casa Bianca, in una dichiarazione, ha difeso Trump, ma senza smentire le ricostruzioni di stampa. L'ambasciatore di Haiti presso gli Stati Uniti ha fatto sapere di ritenere una vera e propria aggressione le parole di Donald Trump, il quale, in una intervista al The Wall Street Journal, ritiene di avere un buon rapporto con il leader nordcoreano Kim Jong-un.